Eccoci ancora una volta insieme per un altro numero di Cristiani Oggi. Questo numero di questo programma che si propone di presentare il messaggio della Sacra Bibbia, la parola di Dio, parleremo di riconciliazione. Leggevo un aneddoto riguardante la scrittrice britannica Elizabeth Barrett, che nacque nel 1806, molto precoce, giovanissima, aveva già letto gli autori latini, aveva letto Shakespeare, Dante. A 12 anni aveva già scritto un poema epico. All'età di 40 anni circa, dopo aver trascorso già diversi anni come invalida a causa di un gravissimo incidente, sposò Robert Browning nel 1846. La sua famiglia non condivideva l'amore tra questi due giovani e tantomeno quindi il loro matrimonio, e questa coppia si trasferì in Italia, infatti vissero poi sempre a Firenze. Elizabeth voleva coltivare il rapporto con la sua famiglia, anche se il padre era stato molto duro, un vero dittatore nella famiglia, e praticamente settimanalmente scrisse almeno una lettera ai suoi genitori, ogni settimana. Dopo circa 10 anni ricevette un pacco, e questo pacco conteneva tutte le lettere che lei aveva scritto alla sua famiglia nell'arco di 10 anni, lettere che non erano state mai aperte. Sicuramente se i suoi genitori avessero letto quelle lettere, almeno una parte di esse, il loro rapporto sarebbe cambiato, ci sarebbe stata probabilmente una riconciliazione. La Bibbia, la parola di Dio, ci parla di riconciliazione. E Dio ci ha scritto una lettera. Anzi, nella Sacra Bibbia, la parola di Dio, ci sono 66 libri, potremmo dire 66 lettere, ma chissà quante altre, forse ogni capitolo, ogni versetto di ogni libro della Sacra Bibbia è una lettera che Dio ci rivolge, perché vuole che ci sia un rapporto profondo tra noi e Lui. Spetta a noi aprire questa sacra lettera, leggerla, per scoprire che il nostro Dio ci ama e ci ha amato così tanto da dare il suo unigenito figliolo a morire per noi sulla croce. In questo programma, ancora una volta, parleremo di Gesù, parleremo della sua opera, parleremo della salvezza. Abbiamo effettuato delle riprese a Gorla Minore, in provincia di Varese, in una sala comunale che è stata utilizzata proprio per delle serate in cui è stato predicato il messaggio del Vangelo. Le abbiamo riprese e vi proponiamo la sintesi in questo programma. Partiamo subito con la testimonianza di Vincenza, che ci racconta di come in giovane età ha conosciuto il Signore. Poi il gruppo musicale Blessing esegue un bell'inno moderno, ma molto bello, significativo, dal titolo Io ti cerco. Sono felice questa sera e anche molto emozionata nel poter raccontarvi quello che ha fatto il Signore nella mia vita, ed è davvero tanto quello che il Signore ha fatto per me. Quando ho accettato il Signore nella mia vita e ho aperto la porta del mio cuore, avevo 17 anni. E in quel momento l'ho invitato a entrare nel mio cuore, ad abitare nel mio cuore. Gli ho detto: Gesù, entra nel mio cuore e abita, occupa ogni piccolo posto del mio cuore, ogni angolino, occupalo tu, vivi tu dentro di me. E io ringrazio il Signore perché allora, come ho detto, avevo 17 anni, attraversavo un periodo burrascoso, un periodo dell'adolescenza che credo che per tutti sia importante e delicato. E il Signore ha fatto cose grandi per me perché Lui in quel momento ha rappresentato la mia ancora di salvezza e lo ha ancora tutt'oggi, a 43 anni, perché quello di cui vi sto parlando è un Dio vero, un Dio che vive nel mio cuore, che continua ogni giorno ad accompagnarmi, un Dio che lo sento in ogni momento della mia vita, lo sento che mi accompagna nelle mie giornate e mi protegge. Allora, come oggi, Dio è diventato per me il mio rifugio.
è diventato per me, come dice il salmista Davide, un aiuto sempre pronto in ogni difficoltà. E io lo ringrazio per questo, perché nella mia vita diversi eventi si sono succeduti l'uno all'altro. Alcuni eventi sono stati felici, pieni di gioia. Il Signore mi ha dato tanto e ho potuto gioire di queste cose che Lui mi dava insieme a Lui. Lui era insieme con me e gioivamo insieme. Ma ci sono stati anche momenti molto dolorosi. Ci sono stati eventi che mi hanno toccato così tanto che in quei momenti il dolore era così forte che sembrava che coprisse il sole, che intorno a me la mia vita fosse coperta completamente dalle tenebre. E sentivo così forte il dolore che mi sembrava proprio di non respirare. Ma grazie a Dio, l'Iddio di cui vi parlavo poco fa, l'Iddio che è l'Iddio vero, Egli nel suo grande amore, Egli che è un Iddio onnipotente, ha visto le mie lacrime e in quei momenti ha avuto pietà di me. Si è chinato verso di me, mi ha preso in braccio e mi ha saputo ridare la luce. Egli ha saputo allontanare dalla mia vita quelle nubi che oscuravano il mio cuore, ridandomi la gioia, la serenità soprattutto e la felicità di poter andare avanti con la consapevolezza che Egli non mi abbandonerà mai, che Egli continuerà a vivere nella mia vita. E io per questo lo voglio ringraziare, perché Egli ha fatto cose grandi per me e di sicuro per questo continuerò a servirlo per tutta la mia vita. Amen. Perché vorrei
Io ti cerco. Oh, è importante cercare il Signore, ma quando veramente ci disponiamo a cercarlo, scopriamo che Lui è il primo che ci ha cercati e continua a farlo. Dio è alla ricerca di ogni essere umano e vuole trovarci per darci tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno. In questa parte del programma invitiamo a scrivere, sto per dare l'indirizzo, prendetene nota, cari amici, perché vogliamo, se lo desiderate, ricevere corrispondenza, rispondervi personalmente, inviarvi anche della letteratura cristiana. Vorremmo inviarvi il libro Solo per Grazia di Charles Haddon Spurgeon. Per averlo gratuitamente scrivete a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. O, se preferite usare la posta elettronica, Cristiani Oggi TV. @assembleedidio.org. Scriveteci oggi stesso e vi risponderemo personalmente inviandovi la letteratura cristiana che ci richiederete. Adesso vogliamo prestare la massima attenzione alla predicazione della parola di Dio. Il pastore Silvano Basile, leggendo un verso dal libro di Giobbe, ci parla della riconciliazione con Dio. Ascoltiamo. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, leggeremo un solo verso, libro di Giobbe, capitolo 22, verso 21. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Lo rileggo. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. La storia di Giobbe è una storia che la maggior parte delle persone conoscono per la sua pazienza, per le sue sofferenze, per essere stato fedele a Dio nonostante le sue difficoltà. E qui un suo amico Elifaz gli dà dei consigli e lo incoraggia nel momento della difficoltà a tornare al Signore, a continuare a sperare in Lui. Il Signore oggi parla al tuo cuore, caro amico, al nostro cuore. Ed Egli desidera incoraggiarci attraverso la Sua parola a confidare ed a sperare unicamente in Lui. Perché Egli è benevolo, Egli desidera il nostro bene presente e futuro. Egli conosce il nostro domani ed Egli fa di tutto perché la sua creatura possa ottenere del bene. E noi possiamo avere il bene se pratichiamo quanto Egli ci dice di fare. La versione Diodati, un'altra versione della scrittura Diodati, un po' antica, specifica dettagliatamente il termine riconciliarsi. Infatti questa azione si manifesta in due modi. La versione Diodati dice de fa conoscenza con Dio e rappacificati con Lui per questo mezzo. Ti avverrà il bene. Abbiamo letto prima di tutto, fai conoscenza con Dio, conoscilo. Questa parola tradotta significa anche sottomettiti a Lui. Infatti non vi può essere una vera conoscenza di Dio senza una nostra profonda umiliazione davanti a Lui. Molti si rivolgono a Dio con estrema arroganza, senza considerare che Egli è il creatore e noi siamo le sue creature. Dio ci ha fatti, Egli è il creatore dell'universo e noi siamo fattura delle sue mani. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 66, verso 2, leggiamo: su chi dunque volgerò lo sguardo, dice il Signore, su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Dio rivolge il suo sguardo
sull'umile di cuore, su colui che si accosta a Lui e chiede e crede di poter fare qualcosa per ricevere dalla mano del Signore. Gesù, io voglio conoscerti. Per affermare di conoscerlo, prima di tutto dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo dire di conoscere una persona se prima non l'abbiamo incontrato. E attraverso la parola di Dio noi possiamo incontrare Gesù. Tu puoi incontrare il tuo Dio, il creatore dell'universo, perché Egli si rivolge a te ancora oggi e desidera che tu lo possa conoscere. Dobbiamo incontrarlo. Come posso incontrare Dio? Dove posso andare per incontrare Dio? Forse devo andare in tale luogo, su quella montagna, oppure in quest'altro luogo? No. Puoi incontrare Dio in preghiera, gridando a Lui con tutto il tuo cuore, ed Egli ti ascolterà con semplicità di cuore, rivolgendoti a Lui come Padre, perché Egli ci accoglie, perché Egli ci ama e ti ama. Conoscerlo implica qualcosa. Innanzitutto umiliarsi davanti a Lui, che è il Signore, abbiamo visto. Implica anche leggere la Bibbia, che è la Sua parola. La Bibbia è la parola di Dio, scritta per ciascuno di noi. Conoscerlo significa leggere la parola di Dio. Non solo. Conoscerlo significa anche nutrire il desiderio di scoprire la sua grandezza, la sua grazia. Signore, voglio conoscerti ancora, desidero fare altre esperienze con te. Conoscerlo significa credere che Gesù Cristo è il nostro unico e personale Salvatore, credere che Gesù Cristo è il Signore dei Signori ed è il Re dei Re, credere che Gesù è venuto per fare un'opera preziosa verso la salvezza della nostra vita. Conoscerlo significa anche scegliere ogni giorno, scegliere di vivere in compagnia dell'unico vero amico, che è Gesù Cristo. Ogni giorno dire: Signore, io voglio stare insieme a te. Signore, io voglio oggi vivere insieme a te. Avere Gesù come compagno di viaggio nel percorso della nostra vita. Ogni giorno. Rappacificarsi con Dio indica conoscerlo, ma anche rappacificarsi con Lui indica riconciliarci con Lui. Fai pace con Gesù. Altri traducono questo riconciliarsi in un modo molto pratico. Unisciti a Lui, attaccati, aggrappati a Lui, cioè resta legato a Lui. Il Salmo 63, il verso 8, esprime questa verità. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. L'anima mia si lega a te. Questa realtà influenzerà l'intera nostra vita, la nostra condotta, il nostro pensiero, il nostro desiderio, i nostri sentimenti, il nostro carattere, la nostra personalità. Infatti possiamo notare cosa comporta l'essere unito a Dio, essere attaccato, aggrappato, cioè riappacificato a Lui. Prima di tutto dobbiamo essere uniti noi a Lui e non viceversa. Per essere uniti a Lui dobbiamo accostarci a Lui, appressarci a Lui. Dio dice: fate un passo verso di me, io farò 100, 1000 verso di voi. Dobbiamo andare a Gesù ed Egli ci accoglie. A volte desideriamo vedere Dio all'opera nella nostra vita mentre siamo lontani da Lui o in luoghi dove Dio non può essere. Per essere appacificati con Dio dobbiamo andare a Lui, dobbiamo attaccarci a Lui, uno con Lui in ogni cosa. Egli è la nostra salvezza, Egli è la nostra vera speranza, Egli è il nostro vero riposo. Gesù stesso l'ha affermato nel Vangelo di Matteo 11:28. Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Venite a me. La conseguenza di questo vincolo produce qualcosa di straordinario. Abbiamo letto qui: riconciliati dunque con Dio, avrai pace. Oh, pace, quella vera pace, che il mondo parla tanto di pace, ma non vige la pace.
purtroppo. Infatti la pace del Signore si manifesta nei momenti della difficoltà, nei momenti della prova, nei momenti dell'avversità. Dio ti dà serenità, pace, tranquillità nel cuore. Quando le cose non vanno bene, Gesù è colui che regna nella tua vita e tu sei in pace. Gesù è colui che calma tutte le tempeste. Egli è lo specialista delle tempeste, sapete? Egli calma ogni tempesta, la tempesta della malattia, la tempesta della prova, la tempesta della difficoltà familiari, la tempesta della solitudine, della paura. Egli è colui che può calmare anche la tua tempesta. Quando il mare incomincia a ingrossare, le onde incominciano a ingigantirsi, quando incomincia il vento a soffiare, tu non sai più cosa fare, dove andare, Gesù è colui che ancora oggi ti viene incontro, devi afferrarlo e tu puoi trovare pace al tuo cuore. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa prosperità. Se rimaniamo attaccati a Dio, se rimaniamo attaccati a Gesù, noi godremo del benessere spirituale. La prosperità che leggiamo nella Scrittura non è tanto quella del possedere, non è tanto quella dell'avere denaro, possedimenti, proprietà, ma la prosperità del Signore è la sua benedizione nella tua vita, nella tua casa. Avremo uno sviluppo cristiano, una crescita, matureremo il nostro carattere. Infatti la prosperità non si misura in proporzione a quanto possediamo, ma a cosa possediamo. Virtù morali, virtù cristiane, virtù spirituali devono essere presenti nella nostra vita, anche se non possedendo molto ci arricchiscono, non solo arricchiscono noi, ma ci aiutano a trasmettere anche ricchezza di veri valori agli altri che ci circondano. Il nostro mondo, la nostra società, purtroppo vive in un momento difficile di carenza di valori reali, amore, rispetto, fedeltà. Sono virtù che stanno scemando quotidianamente, quante promesse infranti, ma se tu ti riconcili con Dio, se tu ti rappacifichi con Dio, queste virtù saranno nella tua vita e tu avrai pace. Il verso 22 dice anche: ricevi istruzione dalla sua bocca, perché se tu ti riconcili con Dio, non solo avrai pace, non solo avrai prosperità, ma sarai anche una persona istruita, perché la saggezza di Dio è nella sua parola. Il timore di Dio è il principio della sapienza, e quando noi leggiamo la sua parola noi riceviamo istruzione. Il salmista poteva dire: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E infine il verso 23 dice: se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. E verso 25 dice: l'Onnipotente sarà il tuo oro. Se tu ti riconcili con Dio, se tu fai pace con Dio, avrai una vita stabile, è una vita ricca in Lui. Dobbiamo allontanare dalla nostra vita l'iniquità, il peccato. Dobbiamo curare la nostra vita, è preziosa la tua vita dinanzi al Signore. Dobbiamo curare la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri affetti. Nessuna cosa mondana o del spirito del mondo, le cose che il mondo purtroppo propina, le cose che nel mondo portano distruzione come la violenza, la droga o le cose che ahimè continuano a marcare, a distruggere famiglie intere. Se tu ti accosti al Signore, se tu ti avvicini a Dio, se tu ti aggrappi a Dio, tu avrai la prosperità e l'Eterno sarà il tuo oro, l'Eterno sarà la tua ricchezza, l'Eterno sarà la tua gioia. Perché le benedizioni di Dio sono quelle che arricchiscono l'anima tua. Se noti che la tua vita è in disordine, se vedi, caro amico, che la tua vita è agitata, se vedi che provi timore, paura del domani, incertezza, forse la depressione invade la tua vita. Se non hai pace vera nel cuore,
Oggi Gesù ti invita. Oh, è venuto attraverso la sua parola a te per aiutarti, per sostenerti, per darti riposo, una nuova vita, la salvezza dell'anima. Afferra la vita eterna, afferra Gesù, mentre Egli è vicino a te, proprio in questo momento, corri a Gesù. Aggrappati a Lui, rappacificati con Dio, Egli vuole il tuo bene. Nessuno può aiutarti più di Gesù, non annegare nel mare dei tuoi problemi. E non aspettare domani a farlo, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Fallo in questo momento. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Mentre Gesù ti tende il suo braccio d'aiuto, afferralo, non lasciarlo mai più. Se tu vai a Lui con fede, tu vedrai la sua gloria nella tua vita. Sì, riconciliati con Dio. Riconciliamoci con Dio e noi avremo la pace e la prosperità. Inchiniamo il capo in preghiera. Sì, vogliamo chinare il capo e pregare qualche istante anche noi, in maniera molto semplice e spontanea. Signore Dio, Padre nostro celeste, nel nome del tuo figliolo Gesù veniamo a te. Grazie perché tu hai reso possibile questa gloriosa riconciliazione, la pace, ogni cosa di cui abbiamo profondamente bisogno. Ti preghiamo per i nostri amici telespettatori, per ognuno che ha seguito questo programma, che il tuo spirito possa applicare la tua parola alla loro vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Eccoci giunti, cari amici, alla fine del programma. Arriva la sigla finale che ci dice che dobbiamo salutarci. Lo faremo dopo avervi ringraziato di essere stati con noi e avervi detto ancora una volta che potete scriverci per ricevere il libro Solo per Grazia. Sta per arrivare l'indirizzo sulla sigla di coda. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione con l'assicurazione che continueremo a pregare per voi. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.